Benvenuti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Legends. Oggi finalmente iniziamo a parlare un pochino di novità, perché mercoledì ci saranno tanti reset, se vogliamo, quindi si inizia già ad entrare in ottica mese di febbraio con nuove Legends Limited, addirittura potrebbe esserci la nuova Ultra, quindi teniamo d'occhio in realtà questo mese, ecco. Detto questo però, prima di iniziare mi raccomando un bel like, quindi un bel mi piace a questo video, lasciatelo qui sotto, lasciate anche un commentino magari a fine video facendomi sapere cosa ne pensate di tutto ciò di cui andremo a parlare per l'appunto all'interno di quest'ultimo, ma soprattutto vi ricordo anche che ci vediamo questa sera in live sul mio canale Twitch, trovate il link in descrizione, mi raccomando se non mi seguite iniziate già a seguirmi, ad attivare anche la campanella in modo che non appena vado live vi arriva subito la notifica, perché questa sera cercheremo di dare il rush finale alla season PvP per l'appunto, ovviamente con Super C17 eccetera, e poi rimanete sintonizzati perché domani staremo a vedere, ma potremmo organizzare una live molto particolare, ma veramente tanto tanto. Detto questo signori, iniziamo subito a parlare dell'argomento di quest'oggi, perché vi ho già anticipato che durante la giornata di mercoledì ci saranno tanti reset, a partire dalla season che si resetterà finalmente, direi, perché veramente queste season da 3 settimane ragazzi sono diventate improponibili a dir poco, ma forse la cosa più importante in ottica proprio proiezione futura, mettiamola così, è proprio il fatto che incredibilmente la co-op a sto giro sia durata, se non vado errato, di meno, e che quindi si resetterà già mercoledì, alludendo in un certo senso già ad un possibile nuovo passaggio ad una nuova saga o un qualcosa del genere, visto che comunque il GT Festival, se ci pensiamo ragazzi, ha ormai utilizzato tutto l'utilizzabile in un certo senso, perché lo slot della Legends Limited l'ha ormai preso, addirittura ha lanciato un'ulteriore Legends Limited tramite Super C17, non si è giocato la Ultra, ha lanciato 2 platini unici, ha lanciato il free to play, ha lanciato un bordello di roba, insomma la campagna GT, ha lanciato addirittura lo Zenkai ad Omega, ok, ma lo Zenkai soprattutto a Gogeta Super Saiyan 4, che si è messo a cavallo fra il Legends Festival e il, insomma, la campagna GT. Quindi insomma io credo che ormai la campagna GT abbia dato tutto ciò che aveva da dare. Ovviamente io ve lo dico, per me come preparazione questo mese di gennaio tramite GT Festival per qualcosa in futuro sicuramente di più grosso, sempre per quanto riguarda GT, perché non ci dimentichiamo che ci siamo giocati in fin dei conti un Goku Spirit Bomb e un Super C17, che per quanto incredibile rimane comunque Super C17 a livello di hype, ok? E già per quello, diciamo che la gente ha pullato soltanto per il kit sbroccato, non credo di sicuro per il personaggio. Ovviamente non tutti, ma credo la maggior parte. Detto questo, quindi, come vedete c'è stato l'annuncio sulla pagina di Dragon Ball Legends per l'appunto. Ci sono stati 2 annunci in realtà, partiamo dal meno recente, col platino unico per una sparking liscia. Ovviamente questi platini, ragazzi, hanno bisogno di determinati requisiti in genere, quindi un personaggio non Legends Limited, ma soprattutto un personaggio che ha ricevuto lo Zenkai. E se noi andiamo a vedere gli effetti che di solito ci danno sempre già un grossissimo indizio sulla sull'identità, ecco, del personaggio nascosto all'interno di questa immagine, signori, non possiamo che andare sulla Cell Saga, ma soprattutto su Super Vegeta Yell. Ora vi trovo anche l'effetto, eccolo qui, questo qui è praticamente l'effetto che se noi andiamo a sovrapporlo praticamente con l'immagine, provo a farlo un attimo in live, ecco qui, insomma cercate un attimino di, visivamente parlando, di fare voi una sorta di paragone, guardate ad esempio qui i vari dettagli, ok, che ritrovate praticamente, questo dovrebbe essere questo dettaglio, quest'altro dovremmo ritrovare, cioè dovrebbe essere questo qui. Per il resto ragazzi io credo che al 99%, senza dilungarmi ulteriormente, poi fate voi diciamo i vostri paragoni eccetera eccetera, ma io credo che al 99% siamo praticamente vicini alla soluzione, e cioè che il personaggio che ci stanno intando tramite questo platino unico sia Super Vegeta Yell, che a questo punto ci proietta direttamente per questo mese di febbraio verso la Cell Saga e quella che probabilmente, attenzione, potrebbe essere la vera campagna Cell Saga, perché non dimentichiamo che qualche mese fa, quando c'è stata quella pseudo campagna, in realtà non era mai stata definita come campagna Cell Saga, era stata, in realtà era indefinita, non gli era mai stato dato un nome ed era stato semplicemente sfruttato
quel mese e quelle uscite tramite, se non vado errato, il sell game, ecco, la season del sell game che venne lanciata all'interno del PvP. Ma per il resto noi non abbiamo mai, e dico mai, avuto... sì, ok, l'idea ce l'abbiamo avuta, ma in realtà non abbiamo mai avuto una nomenclatura del tipo Cell Saga. No, assolutamente, o meglio, campagna Cell Saga. Detto questo, c'è stato anche annunciato, come potete vedere, un free to play, e questa è notizia veramente di pochissimissimo. E quindi, come vedete, free to play... Raga, ovviamente non possiamo capirlo da qui perché i vari effetti non possiamo conoscerli, giustamente, visto che si tratta di una carta totalmente nuova, eccetera, eccetera. Sicuramente rispecchierà i veri free-to-play messi di lato, eccetera, eccetera. Ma di sicuro i colori non mentono. È qualcosa di verde. Deve essere un personaggio che ha a che fare col colore verde. Quali personaggi hanno a che fare col colore verde? Ragazzi, ovviamente Piccolo, ci mancherebbe, ma anche Cell. Ora, si può prendere chiunque, o si prende Piccolo, o si prende Cell, ma che derivi comunque dalla saga degli androidi o dalla saga di Cell, insomma, sempre lì si va a parare, ok? Dubito fortemente che questo qui sia un Piccolo derivante da, che vi devo dire, dalla saga dei Saiyan. Vi dico una fesseria, ok? No, vabbè, a parte gli scherzi, io credo che sia, ecco, come dice anche Koresh qui sotto... Credo sia abbastanza chiaro che si tratti di Cell, anche perché poi se vedete ci sono delle varie sfumature di nero qui, di giallo. Secondo me ha molto, tanto, tantissimo a che fare con Cell, anche se comunque se ci pensiamo ci abbiamo già il free to play di questo Cell. Insomma, diciamo che effettivamente su Cell loro hanno già dato parecchio in un certo senso nel corso degli anni. E forse questo sarà un altro discorso proprio che ci porterà, ve lo dico, a parlare della Legends Limited sempre all'interno di questo video, per l'appunto che sarà in uscita poi durante il corso delle prossime settimane, perché proprio il fatto che molto probabilmente al, io direi 90% e 99% di sicuro troviamo Super Vegeta come platino, e credo 90% si possa abbastanza che confermare che sia Cell il free to play e che quindi si stia entrando realmente a questo punto nella campagna Cell Saga. Bene, proprio il fatto che comunque Cell ultimamente abbia avuto relativamente tanti personaggi, abbia avuto anche proprio la Legends Limited, non della campagna Cell Saga, ma comunque sia stato proprio un mainline, in un certo senso un headliner di quello che fu, insomma, l'evento del Cell Game, quindi con Gohan che addirittura faceva praticamente da spalla all'interno del banner. Io credo che sia abbastanza ovvio, ragazzi, che se è stato Cell il personaggio che negli ultimi anni sicuramente rispetto a Gohan ha avuto più campo libero tramite addirittura anche il Mega Rising, Free to Play, addirittura ci sono due Legends Limited di Cell, insomma guardate quanti Cell ci sono e guardate quanti Gohan Super Saiyan 2 in realtà ci sono, praticamente pochissimi, con una Legends Limited soltanto, e quindi Cell addirittura è riuscito nell'incredibile impresa di superare un personaggio come Gohan dal punto di vista della limitatezza in un certo senso. Quindi, morale della favola, perché sto facendo tutti questi discorsi? Per dirvi che, secondo me, la Legends Limited, posto che per me comunque una Ultra ci sarà entro la fine del mese, ma se la prossima sarà una Legends Limited, credo che a questo punto possa toccare a Gohan. Ora, perché Gohan puoi lanciarlo come Legends Limited e non come Ultra? Bella domanda. Ma c'è comunque da sottolineare una cosa, che noi effettivamente, di fatto, non abbiamo un Gohan Evo Super Saiyan 2, nel senso un Gohan che parta magari da Super Saiyan e poi sfrutti la sua trasformazione, la sua Evo, praticamente il suo essere Evo all'interno del gioco, per trasformarsi in Super Saiyan di secondo livello. Ergo, se proprio devo lanciarmi verso una Legends Limited, io in questo momento... Visti i vari indizi sparsi negli ultimissimi giorni e nelle ultimissime ore dal team di sviluppo di Dragon Ball Legends, visto il reset, quindi il cambio della co-op che ci anticipa letteralmente un cambio saga che avevamo già intuito anche dal platino unico e ovviamente dal free to play che di solito preannuncia quasi sempre l'inizio di una nuova saga, secondo me, ragazzi, se si finisce in Cell Saga e se si vede anche, si valuta quanti Cell ci sono e quanti Gohan non ci sono in realtà, secondo me Gohan potrebbe essere realmente la nostra scelta Legends Limited di questo mese e addirittura come Ultra. Quindi Gohan Super Saiyan con trasformazione, quindi Evo in Super Saiyan 2. Fatemi sapere secondo voi se ci può stare, ovviamente poi ci addentreremo anche nei vari discorsi
Ultra che secondo me al momento attuale io avevo anticipato che forse avremmo avuto la Ultra come nuovo personaggio, però non rientreremmo comunque nei tempi, perché di solito la tempistica base è sempre metà mese Legends Limited, fine mese all'incirca Ultra. Però per il momento facciamo così, rimaniamo nelle nostre nella carreggiata in un certo senso e diciamo che il prossimo personaggio sarà comunque Legends Limited. La mia ipotesi è Gohan Evo in Super Saiyan 2, altrimenti come dici sarebbero altri personaggetti da tirar fuori. Non so se Legends Limited o quanto possano valere come Legends Limited, ma ci sarebbe Super Trunks, insomma se mi hai fatto Super Vegeta che riceve il platino, mi puoi fare un Super Trunks, magari Sparking Liscia. Non so se addirittura Legends Limited, vi dico la verità, perché ci potrebbe stare Dokkan dopo anni, come vedete, si è cacciato praticamente la Dokkan Fest, non la LR, la Dokkan Fest di Super Trunks, ma comunque l'ha fatto dopo tanti anni. E non saprei onestamente quale leggendario finish poi attribuire a Trunks, vi dico la verità, soprattutto in Super Trunks. Ci potrebbe essere l'ipotesi di Tag Switch? Perché no? Sarebbe molto figo sicuramente andare a parare. Non rientrerebbe in tutto e per tutto in Cell Saga, più che altro in Android Saga. Però si potrebbe andare a parare verso Mirai Gohan Trunks. Come vedete, insomma, Dokkan, ragazzi, è una sorta di una fucina in un certo senso di idee da poter sfruttare. Addirittura ci potrebbe essere una possibilità Goku Super Saiyan, Gohan Super Saiyan. Insomma, si potrebbero fare delle cosine interessanti, ma di sicuro il personaggio che secondo me ha più chance di poter essere la nuova Legends Limited, e sarebbe anche ora, dopo ormai che sono passati 5 anni e siamo entrati ufficialmente nel sesto anno, anzi fra qualche mese lo festeggeremo proprio in tutto e per tutto, ci potrebbe stare proprio dare finalmente una Evo a Gohan, e sì, andrebbe poi a finire in non in continuità, perché ormai la continuità è stata spezzata, ma in un certo senso una sorta di continuità meta parlando con Gohan Beast, e insomma sarebbe veramente devastante come cosa. Va bene, quindi questo è il mio pensiero, ragazzi. Fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate. Io vi aspetto in live questa sera, mi raccomando, perché daremo il rush finale alla nostra season e quindi ci diamo appuntamento, come al solito, a questa sera in live ed un prossimo video.